Il 21 marzo si celebra la giornata mondiale della sindrome di Down, una condizione cromosomica causata dalla presenza di una terza copia del cromosoma 21. La sindrome di Down è la più comune anomalia cromosomica nell'uomo, solitamente associata ad un ritardo nella capacità cognitiva e nella crescita fisica, oltre che a un particolare insieme di caratteristiche del viso. Attualmente in Italia nasce circa un bambino su 1000 con questa condizione, circa 500 ogni anno. Numerosi indagini epidemiologiche hanno messo in evidenza che l'incidenza aumenta con l'avanzamento dell'età materna, anche se non si sono mai dimostrate le cause di questa relazione. In occasione di questa giornata di sensibilizzazione, il Comune di Pescara mette in campo una nuova iniziativa volta ad affrontare un tema sociale di grande importanza. Sarà uno spettacolo dal titolo Un grande abbraccio a mettere in scena tutte le sfumature legate all'emozione di vivere, lavorare o condividere il tempo con i ragazzi affetti da sindrome di Down, e la sorpresa sarà vederli sul palco con il comico Paolo Ruffini, che al Teatro Massimo condividerà la scena con 6 attori della compagnia livornese Meyer von Frinzius, e questo è il messaggio inviato alla città di Pescara per chi volesse sostenere l'iniziativa. Io credo che questo spettacolo abbia reso più ricco me, ma renderà più ricco anche chi lo vedrà. E quindi, visto che il teatro può essere anche terapia, io mi verrò a curare o a guarire o a migliorare volentieri a Pescara il 21 marzo al Teatro Massimo, e vi aspetto tutti quanti perché sarà veramente una grande occasione di bellezza da condividere. Un grande abbraccio, vi aspetto tantissimo.